you warm and sweet embrace tonight. Recurring memories when you and no one else make me laugh. It was a long time ago. Make me shine. Cittadella, la radio Family, il nuovo singolo dei Perfect View, formazione composta da Francesco Giocataldo, chitarra e cori, Frank Paulis, basso e cori, Davide Dave Lugli, batteria, poi Alberto Bettini alle tastiere e Damiano Libianchi, voce e cori. E Damiano, noi lo abbiamo questa sera in diretta con noi a rappresentare questa bella formazione. Damiano, benvenuto. Ciao Paolo, buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano. Allora, grande formazione, grande carica, si chiamano Perfect View Sound, che devo dire, insomma, Damiano mi ha riportato un po' indietro nel tempo le grandi formazioni anche anni 80 rock, tra cui Toto, che qua in maniera particolare amiamo, anche il nostro fonico dall'altra parte. Sì, siamo dei fan di questa grande formazione, ma non solo, perché voi vi siete ispirati, devo dire, a queste grandi band anche del passato. Allora, voi insomma nascete all'inizio del 2008 e c'è questa domanda di rito, insomma, come vi siete conosciuti e come è nata l'idea di formare i Perfect View? Allora Paolo, in realtà come hai detto giustamente, la band esiste ormai da quasi 15 anni ed è al proprio quarto album. Io in realtà ho raggiunto i ragazzi soltanto nel dicembre 2021. Cioè, come puoi immaginare, ci sono stati vari cambi di line up nel corso degli anni e con quest'ultima line up abbiamo realizzato quest'album Bushido, che è un concept album e che stiamo cominciando a promuovere un po' in giro per l'Italia con degli spettacoli magari di cui parleremo dopo. È una band, è un hard rock melodic band, al di là delle etichette che si danno solitamente per un motivo discografico, diciamo è quel tipo di rock ispirato dalla musica degli anni 80, band come i Journey, i Queensryche, i Toto, Whitesnake, i Survivor, i Whitesnake, insomma. Insomma, Damiano, siete cresciuti praticamente a pane rock. Esattamente, non solo quello, per quanto mi riguarda, però sicuramente è la musica che più ci ha ispirato e continua ad ispirarci. Senti, ma come nasce una vostra canzone? Insomma, quali sono poi i ruoli nel gruppo? Chi scrive i testi, chi la musica? Sì, allora, per quella che è stata la mia esperienza con i ragazzi, devo dire che il processo creativo è grosso modo come lo era negli anni d'oro. E quindi in un modo, avviene in un modo molto artigianale. Cioè, i ragazzi si vedono in sala prove, c'è solitamente uno di loro che sottopone agli altri un'idea musicale. E poi si comincia a suonare, ciascuno porta il proprio contributo nello sviluppare quell'idea lì. Io sono l'unico della band a Roma, quindi non posso frequentare le prove ogni singola settimana, ma cosa abbiamo fatto nella lavorazione del nostro ultimo album? Mi sono state date le basi, tutti, diciamo i provini, no, per intenderci, tutte quante le tracce, e io da casa mia ho elaborato le linee melodiche e poi all'incirca per un 65-70% sono rimaste quelle, cioè sono diventate quelle definitive dell'album e sono state integrate con idee precedenti che erano state buttate giù dai ragazzi e anche dal precedente cantante. C'è un modo piuttosto sartoriale, artigianale, di creare musica. Allora, Damiano Libianchi, voce e insomma coro di questa bella formazione, i Perfect View, e che abbiamo ascoltato in apertura con Family, che risentiremo in chiusura del nostro appuntamento. Senti Damiano, volendo parlare un po' dello scenario rock in Italia, insomma come siamo messi e soprattutto quanto seguito a questo genere sui giovanissimi? Allora, sono sincero, non ha un grandissimo seguito, parliamo di una nicchia discografica, è un tipo di musica che va prevalentemente nel nord Europa. Non a caso la maggior parte delle band che si trovano all'interno
all'interno di questa scena musicale vengono dalla Svezia, Norvegia, Finlandia, prevalentemente dalla Svezia. Certo. Ci sono alcune buone realtà qui in Italia, però insomma diciamo che facciamo un po' più di fatica rispetto ad altri a far sentire la nostra voce. Senti, ma c'è un gruppo, un artista rock in Italia, insomma, che seguite in maniera particolare? Ma ci sono delle band che rispettiamo e stimiamo, che so, faccio l'esempio dei Danger Zone, che sono di Bologna. Ah. Tra l'altro il chitarrista, il leader della band, è colui che ha mixato questo disco. C'è un, sempre per rimanere strettamente a quest'ambito, sì. C'è una band che si chiama Lion Deal, una band che fa della musica assolutamente pregevole, poi c'è tanto altro all'estero, ripeto. Abbiamo con noi Damiano Libianchi. Damiano, insomma, voce e coro di questa bella formazione, quella dei Perfect View, che riascolteremo con Family. Io vi ricordo il titolo del nuovo singolo estratto da questo bell'album, però volevo insomma ricordarvi quelle che sono state le vostre produzioni. Nel 2010 siete usciti con All Your Dreams, nel 2013 Red Moon Rising, nel 2018 con Timeless e poi nel 2022 c'è Bushido, da primo uscito in questa edizione giapponese con una bonus track e poi nell'edizione standard. Senti, come mai il lancio dei vostri lavori avviene anche sul mercato giapponese? Ma guarda, questa è una cosa di cui andiamo orgogliosi, perché abbiamo uno zoccolo di appassionati proprio dal Giappone. Un'altra cosa di cui andiamo non poco fieri è che quasi tutti, 3 album su 4 della band, sono usciti in doppia edizione, quindi sia edizione standard che quella giapponese. Beh, ed è stato così, a maggior ragione direi, per quest'ultimo album, visto la tematica che ha la base, no, di questo disco. Senti, parliamo di questo lavoro, insomma, quante tracce ci sono e soprattutto quelli che sono i temi che affrontate con i testi delle vostre canzoni. Sì, allora, come hai detto giustamente tu, l'album si chiama Bushido, che lo spieghiamo comunque per gli amici che ci seguono, è il codice che i samurai erano soliti rispettare tanto nella loro vita quotidiana quanto sul campo di battaglia. Le vere e proprie canzoni sono 10, poi ci sono degli intermezzi musicali. 7 di queste tracce, diciamo 7 su 10, sono chiamate con i nomi dei valori di questo codice, ovvero il Bushido, quindi compassione, integrità, onore, rispetto. E come tutti i concept album, appunto, dobbiamo interpretare queste canzoni come fossero i capitoli di una storia, no? O le scene di un film, anche volendo. Sì. C'è un filo conduttore che le collega tutte quante. È una storia, soprattutto, scritta dal nostro Frank Paulis, il bassista, che collega tutte le tracce o capitoli di questa storia. E quindi Family è il 6° capitolo di questo concept album, punto Bushido, racconta l'importanza e il valore della famiglia. Esattamente, racconta il momento in cui c'è il protagonista di questa storia, il giovane Koji, questo samurai che si trova lontano da casa, dovrà ancora affrontare non poche peripezie, andrà anche in guerra nel corso della storia, e appunto si ferma di notte e ripensa ai suoi affetti, alla sua famiglia, alla sua amata, e da qui il nome Family. Family non è un valore, non è uno dei valori del Bushido, ma ci sembrava potesse integrarsi bene, insomma, con i titoli delle altre tracce. In aggiunta ci sono Birth, Nascita e Love. Questi tre nomi, questi tre titoli non hanno nulla a che vedere con il Bushido, però insomma, ripeto, pensavamo che potessero combaciare, ecco, insomma, potessero star bene insieme agli altri titoli. Senti, c'è anche questo bel videoclip che accompagna la canzone, si compone poi di una serie di immagini disegnate con transizioni animate. Cosa vogliono rappresentare, Damiano? Beh, sono delle immagini, nel viso, molto suggestive e che rispettano il più possibile quello che è il significato del testo della canzone. Sono anche le immagini che scorreranno su uno schermo in occasione dei prossimi spettacoli che abbiamo in programma. Noi lo rivedremo tra pochissimo per intero il video, intanto stiamo vedendo qualche immagine mentre scorre la nostra chiacchierata. Senti, allora, prossimi mesi, progetti, sicuramente tanto live, Damiano. Sì, abbiamo già alcune date in programma, attendiamo altro per il 2024, comunque. E poi credo, Damiano, naturalmente promozione per questo album e questo nuovo singolo, appunto Family, che risentiremo tra pochissimo. Allora, noi ringraziamo, insomma, Damiano Libianchi, voce e coro di questa bella formazione, Perfect View, che abbiamo scoperto con questo album molto bello, Bushido, ma tante sono state le loro produzioni, ne abbiamo parlato durante questa nostra chiacchierata. Grazie Damiano, e noi chiudiamo l'appuntamento con i Perfect View ascoltando quello che il nuovo singolo si chiama Family. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti. Lying on my bed, I think about you warm and sweet and brave.